chiama Luca Coppelli, viene da Coenzo in provincia di Parma. Buonasera, signor Coppelli. Buonasera. Allora, si chiama Coppelli, ma prima si chiamava Capelli, ma siccome li ha persi tutti, allora ha detto meglio che canta. Per rispondere, come ha detto il signor Vianello, non è colpa mia, ma è colpa del parrucchiere che è l'unico taglio che sa fare. Ah, è l'unico taglio. Finalmente ce l'ha fatta, è riuscito a conquistare il successo, a calcare le scene della ribalta. Ora è una star, ma vediamo un po' com'è iniziata questa sua scalata al successo. Arriva in una fredda sera d'inverno ad illuminare la vita dei suoi genitori. Già in tenera età tenta la strada del cinema, facendo vari provini, tra i quali il famoso film Il Sirenetto di Steven Spielberg, tratto dall'omonimo romanzo di Hans Christian Andersen. La sua passione per le costruzioni lo porta al compimento di importanti opere di bonifica. Lo vediamo qui con una sua creazione, il ponte sulla Parmetta. La prima apparizione ufficiale, ovvero debutto artistico, è come trattorista della tenuta Ranch La Motta, nella manifestazione Feste Contadine 1979. Bussò più volte cercando di sfondare i cancelli della Fininvest per incontrare il suo idolo Mike Buongiorno. Da non sottovalutare le sue doti sportive, vince il primo torneo Scapoli contro Sposati nel 1980. Sfonda come prima ballerina alla Scala di Milano, nella Morte del Cigno, insieme a Nureyev e Carla Fracci. Entra volontario nel 388° Corpo Armato del Battaglione Giuseppe Garibaldi, dove ricopre per diversi anni l'importante carica di capo cuoco. Probabilmente matura qui la sua abilità nell'organizzare il golosastro. Di origini nobili, discende da una dinastia di potenti emiri arabi. Nelle sue vene non scorre sangue, ma petrolio. Finalmente trova il suo primo impiego da centralinista alla ditta Martini durante un'assenza della centralinista ufficiale all'epoca impegnata come valletta al Festival di Sanremo. Proprio in questo periodo, uno dei più felici della sua vita viene intercettato a causa di un'interferenza telefonica da un noto scopritore di talenti. Da qui inizia la sua scalata al successo. Prima doppiatore di telenovelas brasiliane, poi cantante rock, presentatore di show, ballerino e musico alla Broadway. Lui ha raggiunto il successo, ma Coenzo non è sicuramente l'unico talento. Ecco qui i nostri fenomeni.